Possiamo trasformare i corpi intermedi, i partiti, le associazioni in follower? Possiamo fare tutto con un tweet? La politica ha bisogno di ritornare un po' alle cose serie? Allora, la leadership è un talento naturale, quindi una volta che c'è la si aggiudica anche alla categoria della politica, ma non è detto che nasca sempre. La politica non si può ridurre a un click o a un numero anche importante di follower, deve essere partecipazione, condivisione, discussione e confronto. E quindi io penso che i partiti che sono totalmente destrutturati oggi, si tratta di trovare un nuovo modo di partecipazione, che può essere un misto di strumenti tradizionali, quali sono i partiti con gli organismi partecipati e votati, oppure gli strumenti cross-mediali, come si dice oggi, con i quali si può attivare un nuovo momento, un nuovo principio di partecipazione. La sintesi non è stata ancora trovata, ci si può lavorare. Voi un leader ce l'avete, ovviamente, ed è Silvio Berlusconi. In termini, diciamo, organizzativi per questa nuova campagna elettorale, che novità, diciamo, state introducendo? Nuove liste, ma anche nuovi metodi di lavoro? Il primo problema che abbiamo è di trovare comunque una sintesi nella coalizione, quindi ci sarà in confronto fra i partiti della coalizione, ed è un lavoro che ancora va completato, diciamo. In secondo luogo bisogna capire anche, in base a questa legge elettorale, quali saranno le scelte migliori per le candidature, perché non è un problema indifferente, e penso che una volta tanto non ci saranno paracadutati, come si dice, cioè sono tutte persone legate fortemente al territorio. Il fatto stesso di essere fortemente legati al territorio vuol dire che ci sarà una somma di interessi che queste persone rappresentano, che saranno anche la base di proposta politica del partito e delle coalizioni.